Buon pomeriggio, edizione delle 16 in diretta del nostro telegiornale. Apriamo con il terribile incidente che questa mattina ha sconvolto l'isola di Capri, dove un minibus è precipitato dalla strada dopo aver sfondato una ringhiera ed è caduto in una scarpata finendo in una spiaggia vicino ad uno stabilimento balneare. Si registra un morto e sarebbero 28 i feriti. La vittima è l'autista del mezzo, Emanuele Melillo, per il quale purtroppo non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi prestati dopo l'incidente da parte dei medici giunti immediatamente sul posto. È successo questa mattina intorno alle 11:30, il bilancio sarebbe potuto essere molto più grave. Sono state ricoverate alcune persone in ospedale sia a Capri che a Napoli. Ecco, vediamo una notizia dal sito internet Capri News con la foto dell'autista che è morto nell'incidente a causa delle ferite riportate nell'impatto. I feriti in condizioni più gravi sono i passeggeri. Due dei feriti, tra cui un ragazzo, sono stati trasferiti in elicottero a Napoli, rispettivamente nell'ospedale del Mare e al pediatrico Santo Bono. Altri due feriti sono assistiti in camera operatoria in attesa di essere trasferiti, altri stanno ricevendo cure, sono in fase di stabilizzazione emodinamica e assistenza respiratoria e sono sempre in attesa di essere trasferiti a Napoli. Delle persone coinvolte nell'incidente, quattro sono di nazionalità straniera, francese e libanese. Il pulmino sarebbe precipitato per 5-6 metri, ma forse anche di più. Il bus di linea precipitato è caduto ad un'altezza di alcuni metri, rompendo la barriera di protezione della strada. Il fatto è accaduto nella zona di Marina Grande, vicina al porto. Sul posto si sono recati immediatamente anche i carabinieri dell'isola. Per il momento non si segnalano altre vittime, per fortuna. L'unica vittima che si registra è l'autista Emanuele Melillo, che purtroppo non ce l'ha fatta a superare la gravità delle ferite riportate. Andiamo avanti, adesso cambiamo argomento e parliamo di dati Covid. Dovremmo avere già i dati della giornata di oggi per quanto riguarda la nostra regione. Se non li abbiamo ancora in grafica andiamo avanti. E dunque, andiamo avanti. Parliamo adesso di campagna vaccinale e della massiccia adesione che si è registrata da parte, per esempio, del personale della scuola. Non è altrettanto invece per quanto riguarda, e lo sappiamo, da parte dei sanitari. Sentiamo Riccardo Riccardi. La nostra regione è caratterizzata da un paradosso, tanti insegnanti che hanno aderito alla campagna di vaccinazione, i sanitari con meno entusiasmo. Cosa bisogna fare a questo punto? Bisogna convincere le persone a vaccinarsi, questa è l'unica cosa che possiamo fare, lo possiamo fare tutti insieme. E poi credo che alla fine di tutta questa storia bisognerà andare a indagare puntualmente le ragioni di queste differenze, differenze rispetto al resto del paese e differenze anche tra categorie professionali. E quindi insomma, io credo che in questo momento noi dobbiamo concentrarci nel far comprendere a tutti quanto sia importante vaccinarsi. Poi sulle altre cose avremo modo e tempo di andare in profondità e fare quelle azioni correttive che probabilmente sono figlie di una storia molto lunga. Ieri col presidente Fedriga e gli assessori Rosolo e Pizzimenti abbiamo lavorato un pomeriggio attorno alla riapertura della scuola, abbiamo già avuto i primi incontri con i prefetti per quanto riguarda tutta la organizzazione del sistema, perché come ben tutti comprendiamo il problema non è il luogo della scuola, ma quello che accade prima e dopo la scuola nella popolazione scolastica, che ovviamente è una popolazione che inevitabilmente ha una capacità, fortunatamente, di poter prendere un virus senza avere grandi conseguenze, però di essere portatore, in particolare nei confronti di coloro che invece hanno un'età avanzata e quindi sono soggetti a rischio, perché noi oggi dobbiamo proteggere gli ospedali, perché gli ospedali e tutto il sistema sanitario deve cercare di occuparsi sempre meno di Covid e riprendere le attività di domanda di bisogno di salute che ovviamente restano e hanno anche degli arretrati importanti per quello che abbiamo dovuto fare nel corso di questi 2 anni, 1 anno e mezzo.
E a proposito delle vaccinazioni, cambiano anche le tempistiche per chi è stato colpito dal Covid e guarito e dunque necessita di una sola dose di vaccino. Sentiamo Macuglia. Un'unica dose di vaccino anti-Covid per i soggetti che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 entro 6-12 mesi dalla guarigione. E l'estensione dei tempi annunciata dal sottosegretario alla salute Andrea Cista è diventata ufficiale con la circolare del Ministero che aggiorna la tempistica vaccinale per i soggetti guariti. È possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-Covid nei soggetti con pregressa infezione, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre i 12 mesi dalla guarigione, si legge nella circolare. L'indicazione vale sia per chi ha avuto una malattia sintomatica sia asintomatica. Il provvedimento chiarisce tuttavia un'eccezione: per i soggetti con condizioni di immunodeficienza resta consigliato farsi somministrare entrambe le dosi. Dal fronte degli ospedali arriva inoltre una forte preoccupazione. I sanitari sono stati i primi ad essere sottoposti al vaccino e proprio a loro scadrà quanto prima la copertura, dunque saranno i più esposti a rischio contagi, oltre ad avere per primi i problemi per il rinnovo del Green Pass. Continua nel frattempo la campagna di vaccinazioni. In Friuli Venezia Giulia somministrate 1.267.223 dosi, il 91% di quelle consegnate. Ancora basse le doppie dosi inoculate per la fascia 60-69 anni, al momento ferme al 55,46% per quella che è una delle categorie maggiormente a rischio. In leggera salita le vaccinazioni per i giovanissimi. Al momento tra i 12 e i 19 anni il 10,93% ha ricevuto due dosi di siero. Ed eccoli i dati, li abbiamo, andiamo sul sito di Udinese TV, i dati di oggi relativi al Covid, 56 i contagi riscontrati complessivamente tra tamponi molecolari e tamponi rapidi, questo è il dato che arriva dalla regione e dunque per quanto riguarda la suddivisione poi tra molecolari rapidi 43 sono i contagi riscontrati nel conteggio dei tamponi molecolari mentre 13 sono quelli riscontrati dai tamponi rapidi. In totale sono stati eseguiti 3.249 molecolari, 1.684 test rapidi, il rapporto di positività 1,32 per i molecolari, 0,77 per i tamponi rapidi. Per quanto riguarda invece gli ospedali c'è un numero di 8 persone ricoverate nei reparti ospedalieri non di area critica, in terapia intensiva non c'è nessuno e non si registrano decessi e quindi continua il calo o comunque continuano a mantenersi assolutamente sotto controllo i numeri dell'occupazione ospedaliera nonostante i contagi stiano salendo. Evidentemente i vaccini funzionano e ne è certo anche il dottor Massimo Crapis, direttore di malattie infettive dell'ospedale di Pordenone, che abbiamo intervistato ieri durante la trasmissione Gli Speciali del TG per parlare proprio del funzionamento dei vaccini basandosi sui dati che stiamo leggendo in questi giorni, sul trend di questi giorni nel nostro paese, ma anche in altri paesi come per esempio il Regno Unito. Sentiamo Crapis. Il vaccino è efficace nel proteggere dalle forme gravi, anche nei confronti della variante Delta o variante indiana, che dir si voglia. Quindi questo è il dato forte e fondamentale. Condivido assolutamente tutta anche l'impostazione della sua, diciamo, spiegazione, nel senso che non ci stupisce così tanto e non ci deve particolarmente destabilizzare il fatto che comunque ci si possa contagiare anche se si è pienamente vaccinati, cioè con la doppia dose, anche se è giusto comunque sottolineare che con la doppia dose vedete che incremento c'è rispetto alla singola dose. Questa è una valutazione importante per capire un po' anche le differenze tra Italia e Inghilterra per quelle che sono state le politiche vaccinali. C'è un 44% di differenza, no? 35 vedo. Esattamente. Rispetto a 79. Esattamente. E diciamo che però il 100% appunto non lo raggiungiamo mai, come diceva Burioni, solo con la ghigliottina. E in realtà mi permetto di dissentire perché ogni tanto anche la ghigliottina si inceppava, quindi probabilmente il 100% non lo raggiungiamo mai. In medicina non diciamo che con nulla possiamo raggiungere il 100%, però raggiungiamo comunque una protezione molto buona, ma soprattutto quello che interessa a noi, ovvio che è un conflitto di interessi, essendo un medico che tratta i pazienti Covid e quindi cercherei di avere meno lavoro possibile, ma è la cosa che ci deve interessare è il sovraccarico sul sistema sanitario.
E a proposito del sistema sanitario, i vaccini funzionano, ma non sembrano convinti molti operatori del settore sanitario, medici, infermieri ed altre categorie che lavorano in questo settore. Abbiamo intervistato questa mattina il direttore dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, Antonio Poggiana, che parla della situazione nella sua azienda sanitaria di competenza rispetto alle lettere, gli avvisi partiti a quei sanitari, all'indirizzo di quei sanitari che non sono vaccinati, e poi fatta la scrematura dai dipartimenti di prevenzione è venuto fuori un numero di più di 300 sanitari non vaccinati che a questo punto si vedranno recapitare la lettera di sospensione dall'incarico, un po' in ritardo rispetto ad altre aziende, ma abbiamo già detto all'inizio di questa procedura, ha iniziato Pordenone, poi adesso abbiamo anche i numeri di Udine e dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina. A seconda delle dimensioni delle aziende e della tempistica delle procedure, ci sarebbe stato chi riusciva a far prima e chi dopo. Sentiamo Poggiano intervistato da Francesca Santoro. Nuovi spazi, nuova organizzazione per il laboratorio unico di Asugi. Perché è importante? L'importante è perché risponde al modello hub and spoke che insiste su tutta l'area vasta Giuliano-Isontina, comprendendo anche l'IRCCS Burlo-Garofalo. L'organizzazione è articolata su 5 laboratori, il laboratorio hub che è il maggiore, dove vengono svolti tutti gli esami di routine non urgenti, e 4 laboratori al Catinara, al Burlo, a Gorizia e Monfalcone, dove vengono trattati tutti gli esami urgenti. Sono laboratori che funzionano H24, 7 su 7, proprio per dare questa risposta, ma sono tutte parti di un sistema unico della medicina di laboratorio. Quando sarà completata la riorganizzazione? Sono stati già fatti degli interventi di adeguamento dei locali fisici, strutturali, sono già arrivate le prime tecnologie e penso che nel giro dei 15 giorni possano arrivare anche il resto per completare tutta l'operazione. Sul fronte della questione dei sanitari non vaccinati, anche da Asugi sono partite le segnalazioni per le sospensioni. Allora, siamo al punto in cui sono state valutate tutte le varie situazioni con giustificativi per motivi di salute e quant'altro. La prossima settimana partiranno le prime lettere. Adesso non vaccinati, non giustificati sono un 350. Adesso andiamo a vedere il servizio preparato da Valentina Bearzi su una indagine della Guardia di Finanza di Pordenone. Sentiamo cosa è successo. Un dirigente amministrativo di alcuni istituti scolastici pordenonesi è stato denunciato per peculato e falsità materiale in atti pubblici. Secondo l'accusa, l'uomo, attraverso la creazione di falsi mandati di pagamento o rimborsi a suo nome, sovente utilizzando la firma digitale del proprio dirigente, si era appropriato in maniera indebita di quasi 80.000 euro, cifra fornita dal Ministero dell'Istruzione e che sarebbe servita per la normale attività di istruzione delle scuole. Il GIP del Tribunale di Pordenone ha deciso il sequestro per equivalente per circa 36.000 euro. Le fiamme gialle si sono attivate per le indagini lunghe un anno ed è stato riscontrato come negli anni dal 2018 al 2019 il dipendente pubblico avesse in maniera fraudolenta predisposto presso le due scuole nelle quali operava complessivamente 20 mandati di pagamento a suo favore per circa 48.500 euro, riuscendo a confonderli attraverso false registrazioni nelle scritture contabili degli enti di cui peraltro, visto il ruolo ricoperto, era anche il responsabile. Il GIP ha quindi emesso un primo provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo di 35.700 euro. Ulteriori approfondimenti hanno consentito di scoprire altri 13 mandati illeciti predisposti dall'indagato in altre annualità, che hanno portato così a 79.300 euro la somma complessiva. Il fascicolo è stato anche trasmesso alla Corte dei Conti per verificare il danno erariale causato. Adesso parliamo invece dell'air show che era previsto a Grado per il prossimo 28 luglio e che è stato invece cancellato. Abbiamo deciso di comune accordo con la prefettura che l'evento in programma il prossimo 28 luglio verrà annullato, è quanto ha dichiarato il sindaco di Grado a margine della riunione tenutasi questa mattina a Gorizia. Ciò si rende indispensabile a causa di una recrudescenza della pandemia che impone un atteggiamento più prudente sull'organizzazione di questa tipologia di eventi, poiché potrebbero favorire delle forme incontro
controllati di assembramento. Anche le altre località interessate all'esibizione acrobatica delle frecce tricolori hanno optato per l'annullamento dell'evento, rafforzando il messaggio di cautela che in questo particolare momento è fondamentale rivolgere alla nostra gente e ai numerosi ospiti presenti sul territorio nazionale. Dunque lo show, il tradizionale show, è stato annullato e intanto però si attende che cosa verrà fuori dai vari incontri di oggi, la cabina di regia, poi il Consiglio dei Ministri, per vedere quale documento partorirà il CDM per regolare l'utilizzo del Green Pass nel nostro paese, proprio anche in occasione di questi eventi come potrebbe essere l'Air Show o altri eventi negli stadi, all'aperto, al chiuso, i concerti. Vedremo quello che verrà fuori dal Consiglio dei Ministri quest'oggi e aspettiamo anche che vengano definite le nuove regole per l'attribuzione dei rischi alle regioni e dunque il cambio di colore. Sappiamo che allo stato attuale, senza alcuna modifica di questi criteri, per esempio da lunedì il Veneto passerebbe in colore giallo, ma c'è già un accordo tra le regioni ed il governo per scongiurare questa evenienza. Si faranno pesare soprattutto i livelli di occupazione negli ospedali, in terapia intensiva e nei reparti delle aree non critiche. Parleremo di tutto questo nell'edizione delle 19, sperando di potervi dare già notizie certe per quanto riguarda i provvedimenti del governo. Ma intanto vi invito questa sera a seguire la puntata di A Tutto Quiz, edizione 5.0, condotto da Massimo Campazzo e Alice Mattelloni, Discovering Nord-Est. Questo è il tema, la scoperta di usi, costumi e tradizioni. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alle 19, vi ricordo però di seguire alle 17.30 al pomeriggio calcio con collegamenti in diretta, immagini ed interviste in esclusiva dal ritiro dell'Udinese a Sunfight in Austria. Arrivederci.